Amici del Fantacalcio, ben ritrovati con il Fantamanager con i nostri consigli qui al Carlsberg Club, pronti per suggerirvi in questo caso i top player di questa giornata, perché è vietato sbagliare, manca poco, alle ultimissime del Fantacalcio. Vietato lasciare fuori Chiesa, che è tra i migliori per il Fantamanager, è un centrocampista di quelli che possono sempre portare bonus, tra gol e assist. Diciamo che si è riposato all'ultimo perché era squalificato contro la Roma, la Fiorentina ha vinto lo stesso, ma con Chiesa sicuramente un'arma importante in gioco, quindi Chiesa contro la Spal da mettere. Manca da un po' invece il gol di Simone Verdi nel Bologna, è sempre protagonista, ma insomma sta recuperando la forma dopo l'infortunio che ha avuto quel gennaio anche di mercato travagliato. Adesso potete lanciarlo contro il Verona, può essere una partita in cui Verdi cercherà di riprendersi, di portare sicuramente qualche bonus, e quindi rilanciatelo in questo video. Sicuramente tra i top player è consigliato Gonzalo Higuaín, può essere una banalità, però Higuaín ricordiamo che è stato fuori all'ultima contro il Benevento ed è subentrato, tanto prendendosi il rigore, quindi non ha segnato, ma comunque ha preso un 6,5, ha fatto una prestazione positiva. C'è chi diceva che potesse essere in dubbio anche per questa giornata, ma Higuaín è comunque un giocatore da mettere sempre, quindi sicuramente in casa contro la Sampdoria è da schierare. C'è stato un periodo invece in cui è stato lasciato in panchina da molti, giustamente, di Dzeko, perché ha vissuto dei mesi molto difficili alla fine dello scorso anno solare. Adesso direi che è nel momento di forma forse migliore da quando gioca in Italia alla Roma, ma forse della sua carriera, perché Dzeko sta facendo benissimo, è da mettere naturalmente nel derby di Roma, è forse un top player da copertina per questa giornata. Vorrà far vincere il derby alla sua squadra, quindi puntate su Dzeko. Dzeko che ha segnato in Champions, non l'ha fatto Philip Anderson in Europa League, è uno dei giocatori che ha giocato meno contro Salisburgo, quindi ci aspettiamo che possa avere un buon minutaggio nel derby, e della Lazio prendiamo Philip Anderson, uno che con la giocata, con le accelerazioni può sempre creare dei pericoli ed essere appunto pericoloso in zona gol. Sempre alti e bassi invece in questa stagione per Ivan Perisic, che da top player è partito, ha fatto benissimo, poi è un po' calato, sembrava essersi ripreso, invece è tornato negli inferi del fantacalcio nell'ultima giornata. Questa volta però possiamo scommettere su di lui, è un top player un po' scommessa in questo caso, perché va a Bergamo, un campo notoriamente difficile, ma Perisic è fondamentale per questa Inter, deve portare qualche assist, magari qualche gol, quindi mettetelo all'Atleti Azzurri d'Italia, può essere un fattore da giornata del fantacalcio. Io vado più sul sicuro con Iago Falke, perché è veramente stato continuo per tutto l'arco della stagione, adesso punta quasi ad arrivare a 15 gol stagionali, mostruoso, che è una cifra impressionante sia da centrocampista che da attaccante, perché ha il doppio ruolo, diciamo così, al fantacalcio, ma in entrambi i casi Iago è veramente una garanzia. Mi raccomando innanzitutto, mentre ci salutiamo, poi di passare al Fantamanager, perché lì troverete tutte le indicazioni per schierare top player, scommesse, insomma tutto quello che serve con il nostro algoritmo di Mr. Casper. In bocca al lupo per questa giornata di Fantacalcio.